sull'orlo del baratro, eccolo qui. Un libro formidabile di Alain de Benoist, il grande intellettuale francese. Allora, che noi abbiamo anche conosciuto. Sì. Fra l'altro. Siamo andati a una sua conferenza. Sì. A Via Salaria. No, eravamo a Via Salaria. Dietro a Fontana di Trevi. Dietro a Fontana di Trevi. Vabbè, io era, sono anche... era una sala del Parlamento. Ah, io sono andato anche a un'altra sua conferenza in Via Salaria. Ah. È uno che parla bene anche l'italiano. In Via di Priscilla. No, no, proprio su Via Salaria. Vabbè. All'università, alla sì. Sapienza. Sì, sì, quella di... Alla facoltà di psicologia. Psicologia e comunicazione, sì, sì. Allora, qui abbiamo una perfetta contemporaneità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che oggi non è più pubblica, bensì privata, un'organizzazione privata, dominata... Oramai, come quasi tutte le istituzioni che apparentemente sono pubbliche, in realtà sono gestite... Beh, lì il caso è avvenuto in maniera molto chiara, perché man mano che i costi che non portavano a niente, l'ultimo che ha smesso di finanziare l'Organizzazione Mondiale della Sanità è stato Trump, sì. E ha fatto benissimo, se non che... sono arrivati i cinesi e hanno detto no, sostituiamo noi quello che vi davano, esatto, gli americani, lo diamo noi cinesi. Esatto, e quindi e lì il meccanismo è quello, però in sostanza Trump ha fatto bene. Ha fatto benissimo. Perfetta contemporaneità, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara la pandemia e contemporaneamente mette al bando la clorochina. Macron spegne le centrali, Conte, ovvero sia il Papa, versa 1.140 milioni a Bill Gates e stronca il turismo. Arcuri ordina all'amico milioni di banche a rotelle. Gli scienziati, per così dire, vietano la presenza a scuola. La Merkel vende l'elettricità ai francesi perché appunto Macron aveva chiuso le centrali. Di queste cose non si sa mai niente e se ci sono, sono informazioni sballate messe là per dire guarda che l'informazione la facciamo, il che non è vero, queste cose vanno messe. Centrali nucleari, precisiamo. Il fatto che la Merkel venda l'elettricità alla Francia è veramente significativo. E poi parleremo appunto di questa strana alleanza. E propone la tassa sulla carne. Le riforme di Padova Schioppa che portino le bocche inutili a contatto con la durezza del vivere, ripeto, sono le famose riforme dell'eletto Padova Schioppa che portano le bocche inutili, cioè gli anziani, a contatto con la durezza del vivere. Allora, anche perché l'abbiamo più volte detto, per quale ragione in Europa comandano nella maniera più totale? Feroce. Questi tre personaggi, gli altri paesi contano di meno, danno anche loro il loro contributo al potere della finanza internazionale, ma contano di meno. Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo uno che in realtà è il portavoce del papato. Abbiamo la Merkel, ex agente segreta della Stasi, lo ripeto, andatevi a vedere... Ma soprattutto ebrea di nascita e di matrimonio. Ma non avrebbe potuto che essere così per poter agire all'interno... Angela Rebecca Dorotea Kirchner, certo. Ma col cognome del marito. Dell'ex marito. Perché lei si chiamava in maniera diversa, adesso non mi ricordo neanche bene. In ogni caso, non sappiamo mai, non potremo mai sapere qual è il vero nome di questa persona, essendo stata a lungo agente segreta della Stasi.
andatevi servizi segreti della Germania orientale, la quale Germania orientale faceva morire di fame i propri cittadini, ma se ne guardava bene dal depotenziare quella organizzazione che è ancora rimasta. Essendo segreta, nessuno sa mai chi erano gli agenti di quell'organizzazione, chiaro? La quale, vedi caso, trova una coincidenza con gli interessi di Macron, il quale era e resta un ex dipendente della banca Rothschild, che ha avuto in premio la possibilità di diventare presidente della Repubblica Francese perché aveva fatto il contratto del secolo, nel senso di un contratto il più criminale possibile, il contratto di associazione tra la Bayer e la Monsanto, due criminali, due multinazionali criminali che associandosi hanno moltiplicato i loro effetti criminali. Questi sono i fatti veri sui quali noi ci dobbiamo confrontare. Continuiamo, perché ci sono altre considerazioni importanti che dobbiamo fare. Quest'epoca, per definire la quale si è parlato a seconda dei casi e dei contesti di compromesso fordista, di glorioso trentennio e di miracolo economico, è ormai alle nostre spalle. Il periodo compreso tra gli anni 80 e 90 del secolo scorso ha visto il ritorno in forze delle concezioni liberiste giustificate sulla base del presupposto puramente ideologico e di cui non è difficile dimostrare l'infondatezza, che il privato è meglio del pubblico perché è in grado di produrre ricchezza e valore, laddove la sfera statale sarebbe capace solo di produrre disavanzi e clientele, che è vero. Però si tratterebbe di nazionalizzare spurgando, perché ovviamente un prodotto di nazionalizzazione, ad esempio come l'IRI, se gestito con intelligenza, avrebbe potuto benissimo continuare a sopravvivere. Noi avevamo delle aziende che erano fiori all'occhiello a livello mondiale. Certo, coperte da liri. Tipo per esempio la De Tomaso. Esattamente. Ne una, no? Totalmente tante. Una per dirne... Era una vettura di grande valore, sia tecnologico che scientifico, che commerciale, eccetera. E non a caso il Mortadella... Ricordiamoci anche la Maserati. La Maserati era diventata pubblica sotto De Tomaso. Ma perché le banche... Alessandro De Tomaso. E le banche? Certo, la Comit. La Credit. Il Comit e la Banca Nazionale del Lavoro. Detta Bancoper. Sì. Abbiamo così conosciuto la premiership di Margaret Thatcher in Gran Bretagna e il doppio mandato presidenziale per Ronald Reagan negli Stati Uniti. America is back, America great again, erano i suoi slogan. La fine dell'ordine di Yalta, l'inizio della flessibilità del lavoro e delle delocalizzazioni della produzione. L'ascesa del gigante cinese e del suo capitalismo autoritario. I conflitti per il controllo delle fonti energetiche non rinnovabili, mascherati e nobilitati da ingerenze umanitarie a tutela dei diritti umani. Il capitalismo si è finanziarizzato, i suoi interlocutori ormai non sono tanto i lavoratori sempre più indeboliti e timorosi, quanto gli azionisti. I sindacati. Gli interessi li rappresentano e fanno soltanto gli interessi dei vertici dei sindacati stessi. No, dei vertici dell'azionariato. Dell'azionariato. Incredibilmente sono passati a difendere dagli interessi dei lavoratori e gli interessi dell'azionariato. Perché fanno parte della stessa congrega. Chi è? Dopo te lo dico. Che pretendono di vedere senza alcuno scrupolo nelle cosiddette maquiglia d'oras,
che spuntano un po' dovunque in America Latina, in India e in Cina, zone in cui le paghe sono bassissime, le condizioni di lavoro ottocentesche, i sindacati sconosciuti, il degrado ambientale a livelli inimmaginabili, sembrano Roma, mentre nei paesi sviluppati lo stato sociale è ormai al nunc dimittis. L'incertezza, scrive Jean-Michel Quatrepoint, è la regola sia dei manager che degli impiegati. Si taglia, si ritaglia, si esternalizza, si raggruppa, si delocalizza. Bisogna muoversi incessantemente per nutrire quei mercati che vivono come il resto dell'economia sugli scambi, sui flussi. Più ci si muove, più ci sono movimenti. Più c'è flusso, più la finanza prospera e la sua influenza cresce. Ormai è essa a dettare alle imprese la loro strategia. In questo contesto, ha notato Luciano Gallino, uno delle poche persone realmente autorevoli, i mondi vitali delle persone diventano puri nodi di scambio di relazioni mercantili e l'essere umano viene ridotto all'avvilente condizione di deposito mobile di forza lavoro erogabile a comando. Just in time, come si dice, cioè quando fa comodo al datore di lavoro e senza tenere conto delle esigenze del lavoratore. La globalizzazione è ben lungi da essere ciò che i suoi retori decantano quotidianamente attraverso il circuito dei mezzi di informazione di massa, vale a dire la migliore modalità di allocazione di uomini, risorse e saperi. Gli indicatori relativi alla disoccupazione, alla produttività e alla crescita economica raccontano una storia diversa. Ci dicono che in tutti questi settori la globalizzazione ha portato frutti più negativi che positivi, sia nei paesi sviluppati che in quelli del terzo mondo, parafrasando ciò che diceva Norberto Bobbio a proposito della democrazia, potremmo parlare di promesse non mantenute della globalizzazione. Danilo Zolo, dal canto suo, ne prevede una più o meno rapida decadenza immanente e progressiva. Il quadro qui sommariamente delineato lo si può trovare sviluppato in modo più particolareggiato e analitico in molti testi di non difficile reperimento. Il merito di Alain de Benoist è quello di non limitarsi alla descrizione, ma di mettersi alla ricerca di possibili vie d'uscita dall'impasse in cui ci troviamo attualmente. L'originalità e l'interesse delle sue posizioni nascono dalla consapevolezza, purtroppo non molto diffusa, anche non diffusa per niente, che dal vicolo cieco del turbocapitalismo, parole in cui si potrebbe anche eliminare il prefisso senza che il suo significato cambi, si esse solo opponendosi su un terreno completamente nuovo. Quelle cose che dicevamo, che io abbiamo detto, sempre detto, che ho riportato di nuovo ieri pomeriggio, certo, in quell'incontro che c'è stato. Questa è una presentazione di Giuseppe Giaccio, che è un noto politologo. Il primo gruppo di tali tesi è riconducibile alle tematiche evidenziate di Michael Hard e Antonio Negri in Impero e Moltitudine, saggi che hanno avuto una grande risonanza mediatica a livello mondiale. Sono stati presentati come la Bibbia dell'altermondialismo o perlomeno di una sua frangia e nei quali le odierne tendenze capitalistiche, pur criticate, sono giudicate nel complesso positivamente, è chiaro, no? Da Antonio Negri, altro che quello, in quanto farebbero piazza pulita di ciò che rimane del vecchio mondo preesistente alla globalizzazione. Ma di che? Conterrebbero nuove possibilità di liberazione e favorirebbero l'avvento della moltitudine, cioè di una soggettività capace di legare
la singolarità al comune. Io qui chiudo, anche perché questa storia dell'avvento della moltitudine è stata tirata fuori da certe teste di cazzo legate strettamente al potere catto comunistico, i quali parlano ancora di gregge e appunto di interesse della moltitudine, del fatto che le moltitudini sono interessate direttamente, smentite poi da quello che capita alla buona presentatrice, certo, Mirta Merlino, certo, che ha commentato in maniera molto chiara che la moltitudine non è più il gregge che vogliono, certo, è una presa di coscienza di sé, anche se come insieme e non individualità, però sicuramente ci sono i germi di entrambi i due concetti. Dobbiamo dire una cosa a favore di un noto filosofo veneziano, il quale filosofo veneziano a volte prende appunto... Sindaco di Venezia? Sì. Cacciarone. A volte, qualora intervistato in maniera leggermente anomala, dice le cose come stanno. E soprattutto esprime alcuni concetti che sono perfettamente condivisibili dal sottoscritto e da noi, in quanto, come dicevo, sono concetti che hanno a che fare, anche se lui non ha mai il coraggio di affrontare le cose come stanno, a dire che il potere globalista è quello che determina. Comunque da qualche anno, un paio d'anni, ha cominciato a esternare qualcosa. Sì, non essendo più impegnato politicamente, non dovendo più essere rieletto sindaco di Venezia, è chiaro che dà libero sfogo alla sua cultura. Io so perfettamente che è un uomo di alto livello culturale, anche perché... Ma lui è uno dei filosofi usciti da Trento? No. Dall'università no, di Trento? No, assolutamente no. Lui è un filosofo dell'Università di Venezia, che però si è venduto ai preti, perché il fatto che faccia il filosofo nella Università Vita e Salute di Don Verzè è già indicativo. Certo, è però io ricordo che era l'unica persona di un certo livello, sicuramente molto inserito all'interno del Partito Comunista Italiano, che io incontravo in certe librerie che vendevano libri non conformi, e questo, io devo dire, a suo vantaggio, che poi il personaggio leggesse i libri o non li leggesse, i libri che comprava, io non lo so, ma l'ampiezza di vedute del personaggio sta a dimostrare che molto probabilmente certi libri li leggeva. E con questo io chiudo. Se hai qualcosa da aggiungere? No, non aggiungo niente, dico semplicemente sempre so long, sempre. È un saluto vivo e intenso a tutti quelli che apprezzano quello che facciamo. E soprattutto hanno voglia di muoversi. Ecco, ma soprattutto perché lo facciamo gratuitamente. Cerchiamo di... Ma perché gli altri sono venduti, oh! Esatto, cerchiamo di svelare le nostre opinioni basate sul ragionamento e sulla cultura di altri, in modo che chi ancora non ha questa cultura, questa completezza di cultura, possa integrare quello che andiamo gradualmente fornendo loro. Allora, aspetta, Tom, perché mi aggancio a quello che hai detto tu, io... Come avrete visto, cari amici, io mi porto sempre dietro dei libri, dei testi, ma per una ragione molto banale, cioè io sono sempre stato abituato nella mia vita a documentare quello che dico, certo, soprattutto in campo scientifico, perché, come ha detto tempo fa una persona, ritengo abbastanza colta, ancorché dipendente della RAI, il dato scientifico è quello che viene scritto nella letteratura scientifica, se no non è scientifico, se no sono chiacchiere alla Lorenzin, chiaro? Ecco, io quindi porto dei libri che documentano quello che voglio asserire. Questo è fatto bene. Questi sono i tre punti che noi abbiamo esplicitato in tantissime querele abbiamo fatto, ma qui sono, diciamo, compresse. Lo devo leggere? Sì, questo è di Giorgiani. Di Angelo, sì, Giorgiani. Allora,
il presidente dell'associazione L'Eretico, dottor Angelo Giorgiani. I presupposti di questo richiamo sono l'illegittimità della dichiarazione di emergenza prevista solo per autorizzare l'emanazione di ordinanze della protezione civile, come noi abbiamo tante volte asserito, mentre è stata usata dal governo al fine di attribuire competenze a se stesso. La illegittimità costituzionale dei decreti legge con i quali il governo ha delegato se stesso ed ulteriori enti amministrativi ad adottare provvedimenti restrittivi delle libertà costituzionali, provvedimenti che non ha nemmeno indicato all'interno del testo dei decreti legge. Ed è una mancanza. Ma è un'organizzazione di banditi, penale, da penale. Banditi, da prendere, bastonare a sangue, hai capito? E chiudere definitivamente la cella. Proprio in questi giorni ho letto un articolo scritto dal mio grande concittadino Alfredo Oriani, il quale sottolineava la presuntuosità dei governanti inglesi, i quali hanno assalito i poveri boeri e ne hanno fatto veramente un macello. Trame. A cose finite, a guerra finita, c'erano ancora dei boeri che erano in campo di concentramento, peggio di Guantanamo. E Alfredo Oriani sottolineava appunto il fatto che questi inglesi non si chiedevano se fosse legittimo quello che stavano facendo ai boeri. E questo per me è molto importante. Ricordiamoci che uno dei capi dei boeri, durante quella terribile guerra, dove le famiglie dei boeri, furono chiuse, furono chiuse nei campi di concentramento, dove morivano di colera donne e bambini. E questa è la tecnica che poi hanno attribuito ai tedeschi, non è che i tedeschi fossero meglio, ma insomma quello che anche i tedeschi hanno detto degli inglesi, gli inglesi poi l'hanno ribaltata ai tedeschi. E siccome i boeri erano mezzo tedeschi, mezzo olandesi, mezzo tedeschi, si capisce perfettamente come stanno le cose. Il capo dell'esercito fatto prigioniero fu relegato a Sant'Elena come il grande Napoleone. La inutilizzabilità di decreti del Presidente del Consiglio, meri atti amministrativi al fine di limitare libertà costituzionali sulle quali vige riserva di legge assoluta, in alcuni casi quelle delle libertà personali, persino affiancata da ulteriore riserva di giurisdizione. Una follia giuridica. Sì, tutto falso, tutto completamente falso. Tutto completamente falso. Legge anche questo. Quello sottolineato. Articolo 1. Le forze armate sono a servizio della Repubblica e il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali. Il compito dell'esercito, della marina e dell'aeronautica è assicurare in conformità al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti la difesa della patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità. 2. I militari prestano giuramento con la seguente formula. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione. Non al governo, alla Repubblica e alla Costituzione. E le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Non a caso, ieri ho avuto la possibilità di vedere un video molto interessante dedicato a Che Guevara. Non so se per caso l'hai visto anche tu. No. Dove c'è Che Guevara in tutte le sue partecipazioni all'ONU, in giro per il mondo, eccetera, sottolineava sempre patria o muerte. Certo. Questo è stato Che Guevara. Certo. E non a caso il mito delle popolazioni del mondo. Infatti. Il mito garibaldino
della libertà e dell'indipendenza. Certo, o Roma o morte. Patria o muerte. No, ma leggi qua, leggi ancora, leggilo. Leggo io, va. Dai. Allora, articolo 3. Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle forze armate, la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni, eccetera, eccetera. Tralascio, insomma, descrive come si deve comportare un militare. Ma soprattutto l'articolo 4 dice: l'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare. E tralascio, ometto altre cose. E dice, fra l'altro, a un certo punto: il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine. La stessa cosa, questo è un estratto della legge, esatto, 382 del 1978, ma gli stessi identici concetti vengono ripresi poi successivamente dal testo unico della disciplina militare, che è del 2005, all'articolo 729 dice esecuzione di ordini, comma 2, che seppure meno incisivamente di quanto dice la legge 302, dice riconferma il concetto, fra virgolette, il militare al quale è impartito un ordine, omissis, manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine. E questo lo dovrebbero fare i poliziotti, i carabinieri, i guardi di finanza, l'aeronautica, i militari, qualunque, anche la polizia municipale, municipale, quella provinciale, ecco. Esatto. Quindi questo per dire che è un obbligo assoluto per i militari, quindi la polizia stradale, che invece di fermarti a te e far applicare una legge incostituzionale come quella di farti mettere la mascherina, no? In qualunque situazione, quando già anche la stessa legge del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dice quando non è possibile mantenere le distanze va utilizzata la mascherina, non sempre. Quindi questo per dire che i nostri cari poliziotti e le nostre care forze armate sono più realisti del re. Siamo a questo punto, invece di ottemperare a questo obbligo che gli è imposto dal testo unico dei militari e dalla legge 382, vanno a coercizzare e a sopprimere e a comprimere i diritti del cittadino. Questo per dire, e noi abbiamo fatto tantissime denunce contro questa gentaglia qua. Andiamo? Ah, questa sì. È la dote, ecco. Allora, aspetta che comincio a sbaraccare. Opa.